Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera giocatore su FC24, pronti a disputare il match a Real Sociedad Barcellona per il controllo della classifica, perché chi dovesse vincere questa partita passa primo a Barcellona. Forse si potrebbe accontentare Barcellona anche del pareggio, perché rimarrebbe a 2 punti sopra di noi, anche se farebbe avvicinare il Real Madrid. Noi vogliamo vincere, siamo in casa, ci proveremo e andiamo. Si parte, vamos Real Sociedad, dai! Atton tocca subito sul primo pallone, lo cede. Perdonatemi le mie pronunce, magari l'ho detto anche bene, non lo so. Rafinha, partita che ha per protagonista Real Sociedad, occhio all'accelerazione, la gioca indietro. Lo immaginavo e sarebbe successo sto 1-0. Dai, dai, ripeva, guarda quello, ma guarda quello, ma guarda quello, è sostituito. Simuliamo il resto della partita, ma questa è persa, avevo il sentore, 1-0. Quest'altro come faccio una partita un po' sottotono subito che mi butta fuori? La prima partita che arrivo a 5,8. Niente, Barcellona anzi che abbia vinto solo 1-0. Perché non è che si è spinto molto il Barcellona, ha fatto quel gol e ha detto a me chi me lo fa fare. Dall'altro ora è a più 8, sì, perché ha già giocato però una partita. Noi dobbiamo giocare col Mallorca e proverei con i momenti clou, però ovviamente con tutta la squadra. Le giocherei solamente con Atton, però è super buggato. E allora meglio di no. Il nostro viaggio oggi fa tappa alle Isole Baleari, siamo alla Visit Mallorca e Stadi per vivere insieme a questa... Cross lungo di Real Sociedad. Formazione dei padroni di casa. Questo l'11 di partenza della Real Sociedad. Vabbè, ma dai. Ma di solito i cross lunghi ti mettono davanti alla porta, solo a me me l'ha dato così di merda. Calcio di rigore, ora lo sbaglio. Hanno la chance di aprire le marcature. Bello, preciso, McAllister. 1-0. Ha calciato bene. Dai, ci servono questi 3 punti. Mallorca in attacco, occhio, 32esimo. Mi servono questi 3 punti per rimanere a meno 5 dalla vetta, dal sogno, ovviamente anche da un bel sogno Champions League. Martin, bravo Remiro. 61esimo, cross lungo di Real Sociedad. Speriamo che ora sia quello che mi mette davanti alla porta. No, anzi va direttamente al giocatore del Mallorca. Allora di cross lungo per il Mallorca, non per me. Traoré. La legge bene, ferma il passaggio. Veramente non ho fermato proprio nulla, però vabbè. Un po' ostacolato, sì. Occhio al movimento dei compagni. Atton è un 6,9. Taglia al centro. La rubiamo sta palla o no? Palla interessante, attenzione. Non può sbagliare. Meno male, dai, che l'hanno sprecata. Si continua? Perché non fa palla persa? Non mi dire che non mi fa giocare la partita. Occhio al pallone alto. Bella palla, perciò. Ah! Me la son fatta soffiare. No, questo se... vabbè. Pensavo si fosse vagato. Calcio d'angolo per Real Sociedad, 89esimo. Palla messa in mezzo. Atton, mamma mia. Fischio finale dell'arbitro, non mancano le polemiche. 1-0, va bene così. Le proteste per l'assegnazione del rigore. Rigore un po' macchiato. 70% di possesso palla del Mallorca, mamma mia. Remiro è migliore in campo, 8,7. Avanti, vai. Prendiamoci sti 3 punti.
Attualmente la classifica ci vede 31-31 a parità con Real Madrid, meno 5 dal Barcellona. Partita contro El Cel, che non so come si pronunci. Ma l'andremo a fare anche questa con i momenti clou, vai. Real Sociedad in attacco. Però c'ho l'uomo proprio lì. Mo mi leva la palla. E Kubo. Kubo. La passa indietro. Sanabria! La messa! Dai così. 1-0 Real Sociedad. Sanabria. Occasione di cross per Real Sociedad, dai. Hutton. No, ho sbagliato. C'è stata la deviazione. Ho sbagliato io qui. Real Sociedad in contropiede. Dai, mi sta dando tutte le occasioni a me. Buono, buono. Per una volta a mio favore. Bello questo pallone di Hutton. No, volevo fare il pallonetto. Invece non sono riuscito a superarlo. No, sto sprecando troppo. Qui rischio, poi non mi posso lamentare se... un'azione buona e loro mi fanno l'1-1. Oh, 2-0. Questo è il cross lungo che volevo. Sanabria doppietta, 2-0. Dai così, dobbiamo raccimolare i punti. Minamino. Recupera bene qui il pallone. Contropiede, si attiva Sanabria. Sanabria. Vabbè, ho gestito malissimo. Real Sociedad in contropiede, 2-0 sempre parziale. Vai, bello, ancora Sanabria che può far tripletta. Sanabria può far tripletta. Sanabria fa tripletta. E allora io qua faccio proprio così. Avanza alla fine. Non penso che mi recupera anche il 4-0. Poker di Sanabria. Fa pure il quarto. Vediamo cosa ha fatto il Barcellona. Ha pareggiato. Quindi siamo nuovamente a meno 3. Allora, andiamo all'attività che le sto trascurando. Compro regali di Natale. Va, 1000 euro. Negozio. Vediamo, compriamo qualcosa. È vero. Allora, acquistiamo un materasso ibrido esclusivo. 10.000 euro un materasso. Un materasso, ho detto. Materasso. Devo dormire bene, quindi... sennò poi perciò alle partite faccio schifo. Dona rifugio agli animali, ovviamente. 30.000 euro. Assumiamo un social media manager. Per un calciatore può essere importante. Vai, i social... Assumo un cuoco personale, voglio mangiare bene. Assumo un podologo, sai, mi fanno male i piedi, io corro, quindi. Acquisto attrezzature d'allenamento. Finanzia una borsa di studio per lo sport, vai. E doniamo ai centri sportivi giovanili. Basta così. Se no, finisco tutti i soldi. Dunque, Rayo Vallecano, anche qui voglio andare con i momenti clou. Sta facendo pagare tutte le azioni nella partita precedente. Hanno vinto nettamente 4-0 l'ultima partita in casa. Se è vero che vincere aiuta a vincere, oggi Montier. Non dovrebbero avere troppi problemi a portare a casa un'altra vittoria. Quel successo ha reso i giocatori più consapevoli dei loro mezzi. Remiro, bravo. Si attiva il contropiede, ok. Quindi posso provare a costruirmi un'azione io. Hutton. Take. Vai Kubo. Vai Kubo. Palla per Kubo. Attenzione Kubo. Perché questa può essere l'azione. Mannaggia, che i rimpalli della mano. Mannaggia. Sempre sti cavoli di rimpalli. Ah, che schifo di angolo che ho battuto. Palla persa, ma vaffanculo. Rigore, attenzione.
McAllister, dai, lo hai segnato nella scorsa partita. Momento chiave del match. No, McAllister, ha detto lo batto dalle qua la prima. Forse ho messo troppa potenza. Peccato, potevo fare l'1-0 con rigore qui. Potevo mettere le basi per il 2-0. No, ma che cazzo, ma Kubo! Ma perché si è fermato? Vabbè, dai. Ma come cavolo si è fermato? Ma perché si è fermato? Ho mandato a quel paese due chance. Cioè, mi ha mandato. Io stavo correndo, Kubo si ferma. Senza problemi qui il portiere. Kubo deve aver venduto la partita, Kubo. Dai Sanabria, dai Sanabria, corri Sanabria, corri Sanabria. Sanabria! 1-0 e va fanculo, dovevamo starci molto prima. Calcio d'angolo. Vieni, vieni in aria. La mette in area. Vabbè, ma troppo distante, come me lo fa a battere bene? Perché? Atto, non devi stare in area. Ma perché ti mette sempre fuori? Lo specialista di testa che sta fuori. Bravo Ariz. Andiamo sul contropiede. Vai, 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 vai. Un pallone interessante. La gioca indietro. Sanabria è. Colpito il pallone dal difensore. Ho sprecato anche questo, mannaggia. Meno male, finisce 1-0. Punti d'oro per la squadra ospite. Ci sono vittorie e vittorie. Quelle di misura lasciano un sapore di ancora più dolce. Tiri a 8. Però 0 occasioni per Pai. Scusatemi, perché 0 occasioni? Che ho fatto gol con Sanabria. Un'occasione almeno, va. Non so perché non me la calcola. No, forse è stata quella in contropiede, perciò non me la calcola. Vabbè, comunque 37, 40, 35 il Real, 31 il Valencia. Adesso con Real Betis me la voglio giocare, anche perché ex di questa partita Atton deve far gol a Real Betis. Gli deve esultare in faccia. Gli deve esultare in faccia, Atton. Vado a farmi altri punti per la crescita del giocatore. Vediamo un po'. Tiri, precisione, punizioni, potenza tiro. Rigori. Rigori e precisione, punizione. Vabbè, mi interessa questi. Ma qui che cos'è? Ah, piede debole. Potrei pensarci a piede debole, effettivamente. Ho questo qua, anche qui, tiri al volo. Da quest'altra parte invece posizionamento d'attacco, reattività, questo aumenta la forza, questo più 13 in forza, più 3 in resistenza, più 4 in aggressività. No, allora vado ad aumentare, dove stava? No, non era questo. No, dove l'avevo visto? In dribbling, forse? Oddio. Avevo visto dove... quello che volevo aumentare, ma non lo vedo più. Non era questo, non era questo. Dove stava? Era tipo tiri dalla forse è questo qua, questo qua. Più 4 in tiri dalla distanza, più 3 in potenza tiro, più 4 di tiri al volo, mentre invece questo su mi dà più 3 in potenza tiro, più 4 di tiri dalla distanza, no, penso che vado a prendere questo. Ecco qua. E adesso partita con Real Betis.
Questa la gioco per intera, come ho detto. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Immagini in diretta dalla Reale Arena di San Sebastiano, dove è in scena il match di giornata. Atmosfera davvero delle grandi occasioni. Real Sociedad Betis, Atton incontra il suo ex passato. Come sempre, a raccontarvi le di questa sfida. Torna il campionato, lo fa con questa sfida che promette davvero grande spettacolo. Partirà che manovra qui. Ti prego, non dirmi che sei in fuorigioco. Spero di averti visto. Sì, l'ho visto. Dai bene. Indietro. Atton! No! No, è stato generosissimo il mio compagno a darla a me perché poteva calciare lui e Atton si divora come un imbecille l'1-0. No, ho apprezzato il passaggio proprio dei compagni che vogliono far segnare Atton perché sanno la storia di Atton. Palla per Kubo. Sa che si vuole togliere le cosiddette pietre dalle scarpe. Le squadre di fare comunque un piccolo passo. Ma che schifo! Oggi avevano le polveri. Che schifo di partita! Due, è rimasto lo stesso valore del primo tempo, cioè zero di rimporta da entrambe le squadre nel secondo tempo. Nel primo tempo erano due di Rino e zero il Betis. Nel secondo tempo non si è fatto un tiro in porta. Ma che schifo di partita ho visto! Questa la dovrò tagliare tutta perché che mostro! L'unica cosa che posso mostrare è l'occasione di Atton. Nella fine del primo tempo che è costata i 3 punti, adesso stavamo a 40, parità col Barcellona. E invece l'abbiamo mandata a farsi friggere. Io mi fermo qui, prossimo match con l'Espagnola, ancora il primo posto, però è raggiungibile, però dobbiamo svegliarci, Perché questo video è pessimo, veramente. Nelle simulate... Ho vinto, ma ho visto una Real Sociedad in partita molto brutta, sia col Barcellona che con il Betis. Non abbiamo perso col Betis perché il Betis non ha fatto un tiro in porta praticamente, 0 tiri. Vabbè, andiamo a vedere qui il nuovo gioco dove hanno comprato qualcuno. Chi è? Bayender, bello. Magari ci può dare una mano in produzione offensiva a Bayender, al posto di Sanabria magari, non lo so. Per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti, possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, bye bye!